Ok. Ciao, vai. Ciao, Alberto. Cioè, questa roba del riscatto non l'hai sentita? No. Un'altra è stupenda, cioè è la prova che questi sono in campagna elettorale eterna. Allora, sembra che l'idea venga da uno dei sottosegretari, viceministri, non hai capito la differenza, a questo Baretta, che tra l'altro è un ex sindacalista della CISL, che è in quel giro lì da 20 anni e passa, 30, vabbè. Questi sono tutti delle mille vite politiche. Insomma, la storia qual è? Siccome hanno preso per il culo la gioventù con le pensioni da 20 anni a sta parte, con la riforma Dini non applicandola mai e rinviando continuamente il contributivo, cosa hanno fatto? Adesso ovviamente sta emergendo sempre di più che quelli a cui la riforma si applica interamente per tutta la vita professionale. Tra metodo contributivo, tasso di crescita italiano miserrimo degli ultimi 15 anni, perché lo sa, il meccanismo Dini dice che i contributi che fai ai fini della pensione vengono capitalizzati a un tasso che è relazionato al tasso di crescita del PIL. Ovviamente in un paese che non cresce più, questi capitalizzano un cazzo. Bene. Allora, siccome sta emergendo che qualcuno si è svegliato e questo sta diventando una questione elettorale, cosa si è inventato il nostro genio Pidino? Facciamo un contentino. Questi hanno pagato contributi come dei matti per pagare le pensioni che abbiamo continuato a pagare a quelli che non dovevano andare in pensione, pensionamenti anticipati, eccetera. Gli facciamo un contentino. Fiscalizziamo il riscatto degli anni di laurea, hai capito? Gli regaliamo il riscatto della laurea. Per cui questa. Come se il riscatto della laurea a carico dello Stato venisse dalle nuvole. Ovviamente non viene dalle nuvole, qualcuno se lo paga lo Magari stesso. si può trovare di contribuzione a Quindi, spese degli altri. dire che c'era una volta Certo, mi ricordo. era una follia. Io non ho riscattato la pensione, la mia laurea, e quando io iniziai a lavorare nel 79, pensai che io non avrei mai potuto godere di una pensione. Quindi non ce l'ho e non l'ho mai versata e non l'ho mai riscattata. Perché il senso, l'idea che io, che era impossibile che io potessi godere di una pensione, già mi era chiara più quasi 40 anni fa. Questo Ma io non mi sono mai posto il problema perché sono andato via, ho i miei è contributi. l'eterno, tu sei l'eterno bambino, ecco perché. Non ti, No, hai sempre pensato che non saresti mai invecchiato. immagini, se avessi lavorato alla regolare, io ho lavorato da quando avevo 12 anni, 13 anni, ma è. L'80% dei lavori che ho fatto erano ovviamente in nero, a tempo parziale, senza contributi. Mi sono poi posto il problema, poi subito dopo laureato sono andato via questa del riscatto. Però, cazzo, veramente Cassandra Corne, ma santa Madonna, ma sono fuori di testa. Cioè, Che una idea. roba che anzitutto non serve un cazzo perché togli dal punto di vista dei costi pubblici, dei conti pubblici, perché togli da un lato per mettere dall'altro, quindi questo qualcuno paga. E poi è anche socialmente ingiusta. Cioè, in Assolutamente un molto. paese in cui continuano a laurearsi solo una minoranza, che è una piccola minoranza, No, lo so. probabilmente meno del 30%, probabilmente un ragazzo su quattro, se tu carichi sulla fiscalità generale i 4, 5 o 6 anni, no, che gli riscatti questa storia, stai dicendo ai non laureati pagate voi le pensioni dei laureati. Sì. Sì, no, era uno scandalo. Adesso poi è una bestemmia perché lo capiscono. Una bestemmia, ovviamente, perché poi tra l'altro quelli che nemmeno laureati hanno percorsi lavorativi, redditi e quindi piani pensionistici peggiori dei laureati. E quindi sono becchi e bastonati. Cioè, perché non ho mica ben capito perché, visto che si sono fregati le generazioni nate più o meno dopo l'80 per dare le pensioni a quelli che li votavano e adesso stanno morendo. Questi che sono laureati, gli diamo il contentino, se invece ha fatto solo il diploma magistrale o l'istituto tecnico o il liceo, non glielo diamo. No, no, no. Perché? Vabbè, Unisci non tu la logica pensare. del progetto. Sai, Michele, io trovo che sia anche molto stupido queste cose dei vitalizi, dei parlamentari, perché poi la,
costituzionalmente non regge, perché lo stesso... Scusa, la finestra aperta è passata a Mietite e Trebbia. Mi stai dicendo questa cosa al vitalizio? Ma sai questa iniziativa di modificare il vitalizio ex post dei parlamentari? Sì. No, ho visto, ho fatto anche un po' di... Al di là del giudizio politico, è una cosa che chiaramente secondo me è incostituzionale, perché se lo fai parlamentare dovresti farlo tanti altri. Certamente. Ok? Per cui praticamente il Parlamento sta perdendo tempo prezioso, perché il legislative time è una cosa preziosa. Cioè, fare le leggi è una roba molto, molto costosa, impegna tempo, il Parlamento non riesce a fare tutte le leggi che andrebbero fatte e sprecano tempo a fare leggi cretine che saranno bocciate, capito? Ah, sì, questa qua, proprio questa è pura demagogia dei pidini che di fronte all'insurrezionismo di questi pazzi pentastellati, non avendo linea politica, non avendo dignità, esatto, non niente da dire, si adeguano e fanno questi giochi. Adesso hai visto però allora che siccome sanno che la cosa non sta in piedi, hanno appena deciso il Senato di non dargli urgenza, è il gioco delle parti, no? Che adesso danno in vacanza. Allora i pidini volevano che il Senato la si mettesse nella corsia di urgenza, così veniva approvata. Questi del PD, che secondo me hanno quello che si chiamano i cold feet, cioè si sono accorti che la roba, oltre a essere incostituzionale, rischia di essere un boomerang per loro, perché le persone si rendono conto. No, hanno anche delle persone più anziane all'interno, capito? Un partito con più storia, per cui un minimo di parlamentari più anziani ci sono, dicono che sì, certo, gli ex parlamentari che dicono aspetta un attimo, un conto togliere i privilegi, un conto togliere la funzione. Allora adesso la quindi tutto rimandato a settembre. Sì, e tanto il paese senza governo, senza linea politica, senza quei parlamentari che parlano di niente, ma comunque, vabbè, io non... Ma io a far battute dicendo io voglio che governi Di Maio, questi qua, di Battista, come cazzo si chiamano, questi scampati di casa. Tutti mai, tu sei diventato anche tu con la linea del botto di Alberto. E io continuo a dire, ma non lo so, cioè questi del botto io non l'ho mai capito, perché non c'è il botto, però se volete dire che penso che non c'è ritorno, sì, non c'è ritorno, anche se noi continuiamo a parlarne. No, il botto nel senso che i tassi a quel punto lì il sistema non regge, i tassi di interesse vanno alle stelle. Io non credo. Dai, discutiamone un po', fammi prendere un accendino, perché vedendoti fumare è venuta voglia, però non mi sono portato l'accendino. Ci metto un secondo. Ma discutiamone un po', perché io invece sono convinto che su quella cosa lì, a meno che non ci sia un cambio drastico, veramente totalmente drastico, di scelta di politica internazionale, in Francia, in Germania, in Olanda, quindi nel resto della comunità europea rispetto a noi, e dicano ok che vadano per la loro strada, il precedente 2012-2014, insomma l'intervento di Draghi ha creato una situazione per cui di tassi di interesse non moriremo mai, non, perlomeno di spread non moriremo mai. Fammi prendere la cena, voglio sentire la tua opinione. Eccomi qua. Ah, sai, le alternative di investimento all'1 o al 2% o lo 0,50 ce ne sono tanti in giro per il mondo. Voglio dire, proprio nel debito italiano che le devo mettere? Ma lo mettono, gli italiani continuano a tenere solo il portafoglio, anzi come sai è aumentato, no? La percentuale dopo il 2011. Cioè, se continuano a convincere, cioè tanto il punto è se la Banca Centrale Europea è disposta o non è disposta, certo è un costo per gli altri, no? Perché alla fine è un costo per gli altri, ma se la Banca Centrale Europea è disposta di fronte a turbolenze a di fatto garantire, no? Comprando sul secondario,
Questo è un discorso che abbiamo già fatto e tu hai fatto il ragionamento molto interessante che i tedeschi, nonostante odino i tassi bassi, per n ragioni, alla fine di fronte all'alternativa di far saltare l'Italia o di tenersi i tassi bassi, alla fine si tengono i tassi bassi. Questa era in sintesi la tua teoria. Sì. Anche se dovesse cambiare il governatore della Banca Centrale Tedesca, il consenso è fatto in un certo modo. Perché non l'hai chiamata Banca Centrale Tedesca? Banca Centrale Europea, scusa. L'ho fatto apposta. No, no, ti vengo dietro. Voglio dire, no, certo, non sono sicuro che i 5 Stelle saranno il botto, però la probabilità che siano quello che fa tracimare il paese c'è. Ecco, questo è quello che dico io. Più che sono convinto che loro accelererebbero tutti i processi di disgregazione in corso, l'ulteriore degrado dell'amministrazione pubblica. Abbiamo visto Roma, no? A parte che io non ero uno di quelli che pensavano che Marino fosse la fine del mondo, penso che quelli prima di Marino abbiano fatto ben peggio, e Marino nella sua fondamentale incompetenza, però inferiore a quella era Raggi, qualcosa stesse provando, ma lasciamo stare gli esami del passato, loro chiaramente Roma hanno fatto peggio del precedente, no? Quindi è chiaro che accelererebbero tutti i disastri in corso, e probabilmente si lancerebbero in politiche velleitarie. Cioè, sei sul debito, cioè, non lo so. A meno che non si arrivi a una situazione proprio greca. È complicata una situazione greca, perché sarebbe una tale botta sul sistema bancario europeo. Sì, e si ritorna al tuo discorso, che io tengo molto, molto presente. I costi per gli altri sarebbero così, così, così alti che gli altri potrebbero anche dire ma lasciamo perdere. Solo che... Cioè, cos'è adesso il debito? Il debito sottoscritto agli stranieri è il 20%, no? Circa. Sì, forse un pelo di più, ma più tra il 20 e il 30. Poi che non guardo i dati, sono l'ultima volta... È tanto, cioè, è poco, ma è ancora tanto, eh? Di soldi, perché sono anche che sia il 25, un quarto del debito nostro su 600 milioni, circa. Cioè, scusa, 100 miliardi. No, perché poi c'è un pezzo che lo tengono in pancia le banche proprio, no? Perché non è che il 75 sia in mano alle famiglie. Il 75... No, in mano alle famiglie c'è poco, il grosso in mano alle banche, però sai, in realtà è in mano alle famiglie, nel senso che poi il risparmio, il grosso è il risparmio delle famiglie, oppure investimento delle banche nei depositi, dei depositi. Sì, no, voglio dire che quando tu c'hai il 75% che è famiglie più istituzioni finanziarie che sono piene di questa roba, hai tirato la coperta moltissimo. Non è che puoi andare molto più in là del 75%, secondo me, capito? Cioè, non anche se scappano gli stranieri. Come dici? Tu dici se scappano gli stranieri dal debito nazionale. Ma non scappare gli stranieri, Michele, io non... Ma voglio dire, io sono un fondo straniero, ma io da investire all'1 al 2% lo trovo. Io se devo investire in Italia voglio un 4 o 5 con Di Maio Premier. Voglio un premium risk della Madonna con Di Maio Premier. Io non sottoscrivo l'1,5. No, vale per quell'argomento lì, anche perché, voglio dire, di fronte a un Di Maio Premier non si capisce perché... Non si capisce perché il francese, l'olandese o anche lo spagnolo deve dire vabbè, mi tasso io, no? Per salvare gli italiani da se stessi. Questo è il ragionamento tuo. Sì, poi sai, anche i fondi di fronte a Di Maio Premier, intendiamoci, questi soldi vengono da fondi. I gestori hanno responsabilità nei confronti di chi glieli dà. Sai, sottoscrivere dei titoli di Stato italiani con Di Maio Premier... hai anche delle responsabilità. C'è gente che ti dice se sbagli, cazzo, dico ragazzi, come hai fatto a non capirlo? Non so se mi spiego. Scatta anche un meccanismo di self-preservation da parte dei gestori internazionali. Dico, posso solo far male. Chi mi premia? Se io sottoscrivo un bond italiano al 2% con Di Maio Premier,
nessuno mi dirà che sono bravo, capito? Perché mi dirà, perché bravo, perché benché vada prendo il 2%, non prendo sì, il 6%. Oh, se poi Di Maio premier, io sottoscrivo al 6 e non salta niente, allora sì, sì che sono bravo. Però devo portare a casa 6, capito? No, no, questo ragionamento ci sta, questo ragionamento ci sta. Io sto pensando appunto a che livello, in che modo si esporrebbero di dare garanzie anche nel caso di un governo Di Maio e compagnia in Banca Centrale Europea, cioè quanto direbbero, vabbè, bisogna comunque evitare che questi commettano muoia Sansone. Però è vero, anche il tuo ragionamento ci sta. Devo dire che fatto così, il rischio del botto associato a questi cresce, no? Però non lo so, cioè, se non io continuo a non riuscire a disegnarmi perché l'integrazione economica dell'industria del nord Italia con il resto d'Europa è forte, no? Torno appena di nuovo dal sud e devo dire che ogni volta che ci vado è bello, la gente è simpatica, mi sembra sempre di più un altro paese andato lì per gli affari suoi che teniamo attaccato mandando giù soldi. Però l'integrazione da Ancona o anche da Pescara in su c'è. E se sta roba collassa alla greca, non sono 8 milioni di persone che si tirano fuori al mercato, sono 40. No? Sì. Comincia a andare a pancia all'aria per davvero, sono cazzi a mare in giro per tutta l'Europa. Oh, però Michele, dunque, andiamo un po'. Il mercato italiano non è più grande come una volta. Cosa, scusa, perché ti è andata via io sento male. Il mercato italiano non è così importante come una volta, perché relativamente parlando, rispetto ai mercati, ci siamo molto dimensionati. Cioè, il grande multinazionale, il country manager dell'Italia è un pirla. Una volta eri il country manager importante, adesso è il country manager dell'Indonesia, dell'India, della Cina, del Messico. Capito? Cioè, non è che abbiamo un paese la cui domanda è fondamentale. Le imprese italiane che vanno bene sono quelle che esportano e quelle vanno da Dio, continuano ad andare da Dio. Vanno da Dio, però bisogna dargli i soldi, se quelli fai saltare il credito anche a quelle, no, sì, quelle vanno da Dio. Ah, ma quelle non hanno mica debiti. Cioè, ormai c'è un divide. Se tu guardi, straordinario, e vanno confermati, ma i dati delle esportazioni italiane stanno abbastanza bene. No, vanno bene, vanno considerati tutto l'insieme. Devo dire che i dati di esportazione è l'ennesima prova che tutte queste cazzate sull'euro cazzate sono. Perché guarda, anche le imprese nostre in portafoglio vanno tutte benissimo. Sì, sì, sì. Non abbiamo mega imprese, capito? Non abbiamo dei Google. Quindi, vabbè, salta l'Italia, si comprime un po' la domanda, le imprese di esportazione continuano a crescere, non si riuscirà a pagare gli stipendi del 27. Eh beh. Si pagheranno gli stipendi con dei buoni, con delle cambiali del tesoro, una cosa del genere, correremo uno strumento in quel genere lì. Però il paese industrialmente va avanti, non è come la Grecia che non aveva una struttura industriale in grado di sostenerlo. Ci sarà un impoverimento generale che è già peraltro in atto, i prezzi andranno su, si comprimeranno molto le importazioni, aumenteranno molto le esportazioni perché diventeremo ancora più competitivi. Sì, però tu non hai in mente, cioè, tu quello che stai descrivendo però non è un botto, allora, non è un default, anzi stai quasi descrivendo un sentiero di recupero, no? Stai quasi descrivendo un sentiero di recupero, perché non c'è un default nella storia tua. Beh, il default c'è perché a un certo punto, secondo me, non riescono più a emettere i bond per coprire le spese pubbliche. No, aspetta, non ne riescono più? Cioè, secondo te, a nessuna... No, no, dai, questo non succede. Cioè, ovviamente emettono. Emettono anche perché. Vabbè, allora aumenta il disavanzo. Cioè, nella situazione peggiore ti arriva la troica. E allora il problema è che quando la troica è arrivata in Grecia,
Certo, gli hanno dato una legnata, però hanno continuato a emettere, li hanno tenuti vivi. Gli hanno dato una legnata rispetto a quello che spendevano e spandevano prima. Ok, quindi questo succederebbe in Italia. Però l'altra grande cosa che hanno fatto in Grecia, che ne dicano i cretini, gli hanno ridotto pesantemente il debito. Cioè gli hanno detto, ok, facciamo le arcate, dovevate 100, in realtà ve lo ristrutturiamo, al primo giro, mi ricordo, gli dovevano 70. Poi da quei 70 sono passati a 40, adesso alla fine credo che debbano un 30% di quello che dovevano quando iniziò la crisi 8 anni fa. E questo secondo me in Italia non possono fare, perché se fanno così viene giù il sistema finanziario italiano. Proprio per la ragione che dicevi tu, che il 75% del sistema italiano... sì, cioè nessuno, il sistema bancario italiano, il sistema delle famiglie italiane non è in grado di reggere un haircut sul debito italiano del 50%, capito? Perché vuol dire che dalla mattina alla sera gli dici, guardate, avete appena perso 600 miliardi di capitale. Cioè questi 600 miliardi di capitale non ce li hanno neanche morto e morire, cioè, chiudono tutti. E le famiglie italiane che detengono debito si ritrovano impoverite da morire. Cioè, è veramente complicato, per quello la questione italiana è complicata, no? Sì, io penso che arriveremo sull'orlo del botto proprio quando si cambia, quando Draghi lascia la banca centrale. Sarà una fase di rischio, sì. Cosa manca? Un anno? Meno? 2018-2019, le elezioni si fanno in primavera. Appunto, di solito la transizione è in mezzo all'estate, no? Del resto, sai, io ci ho pensato tante volte, Draghi non è scemo. Lui è stato 40 anni lì. Lui, tutte le nefandezze di questo paese, lui era qui a fila, lui in parterre. Ma le ha viste tutte, tesoro. Cioè, non è che lui sia cretino. Cioè, tutte le nefandezze sono state commesse sotto i suoi occhi. Sì, è così. Non pensate che sei cretino. Cioè, non, poi è bravo perché non parla, però vorrei sapere cosa dice, capito? A sua moglie quando va a letto, però, capito? Prima di addormentarsi. Sta zitto anche in quel caso, conoscendo il tipo. Secondo me sta zitto anche con sua moglie. Però voglio dire, a quel punto lì, c'è, in uno scenario... Lui conosce perfettamente tutte le della finanza pubblica. Infatti, qua adesso mi viene in mente un altro argomento che a me sta un po' sul groppone. E in cui secondo me anche lui ha delle responsabilità. È l'unica pecca che gli attribuisco. Il tesoro continua a non voler rivelare, dire la verità e dare le informazioni necessarie perché si valuti questa cosa dei derivati. E mentre i derivati che fece Draghi, perché li fece chiaramente lui, nel 92, 94, 96, erano giustificati, perché il rischio italiano di fronte a una crisi dei tassi di interesse in quegli anni era mostruoso, non c'era euro, c'era Banca Centrale Italiana, se c'era un'altra botta di crisi sui tassi stile 92, l'Italia andava a fare, andava in default di sicuro, quindi comprarsi l'assicurazione degli anni 90 non l'ho trovato ingiustificato. Poi è andata di culo, l'euro ha abbassato i tassi, si è finiti per pagare, però quelli furono soldi ben spesi. Però da quello che si capisce, noi continuiamo a pagare cifre sostanziali, no? Dunque, sì, anche i comuni, per forza, perché tutti i comuni... I tassi bassi, noi chiaramente siamo continuati a comprare assicurazione contro per coprirsi contro i tassi alti, per cui è andata Però voglio dire, non è possibile che questi siano ancora i contratti di 25 anni fa, capisci? Devono esserci, per i contratti dovevano avere un escape clause, dovevano avere una maniera di uscire, non possono durare punto in bianco forever, fai dei contratti da mezzo secolo, cioè non esiste, anche perché le emissioni fatte allora ormai sono quasi state tutte ritirate e ripagate, quindi vuol dire che hanno continuato a farli. E certo. Il tesoro continua a non dire perché, con che cazzo, in base a che valutazioni. Ho capito che questo Parlamento di scampati di casa non ha idea di dare una valutazione, però io trovo abbastanza indecente questo continuo. Mi sono letto le loro audizioni, non dico nulla, dicono delle robe, sì, che al parlamentare gli sembra astrofisica, ma invece sono cazzate. E noi continuiamo a pagare miliardi ogni anno
di costi. Non so se lui c'entra ancora, se Draghi ha responsabilità, perché alla fine da via 20 settembre se n'è andato da un pezzo, perché ormai sono quasi. No, dal tesoro? Eh beh, sì, è stato da un pezzo, perché guarda che è andato in Banca d'Italia prima. No, scusa, lui... Dopo sono 12 anni che è andato via, non sono... Dopo il tesoro lui è andato in Goldman Sachs, poi dopo è andato in Banca d'Italia, secondo me, e poi è andato in Banca Centrale Europea. Sì, lui dopo il tesoro ma è stato a Goldman Sachs, c'è stato un anno a fare... E dopo è andato in Banca d'Italia. E dopo è andato in Italia. Con più di 10 anni comunque. Sì, sì, sono pari più di 10. Il tesoro saranno... Sì. Secondo me sarà stato 2006-2005 che se n'è andato, insomma. E quindi... Vabbè, comunque a me sta roba, per esempio, se lui parlando di nefandezza, me l'hai fatta venire in mente, questa cosa dei derivati mi sta qua. Mi sta qua perché c'è la parte del tesoro, dei funzionari del tesoro, e quindi anche di Padoan, un trattamento dell'opinione pubblica, il costo di avere un Parlamento di incapaci, giornalisti incapaci, Parlamento di incapaci, politici incapaci, nessuno è in grado di andare al tesoro, al direttore generale, a chi gestisce il debito, non so se l'ha cannata ancora lì, cioè non ha come si chiama, e dirgli, ascolta un attimo, vogliamo la documentazione chiara, vogliamo i contratti, vogliamo le clausole, vogliamo la logica che ci sta dietro, per cui a metà del 2000, del decennio scorso avete deciso che era ancora il caso di assicurarsi, e vogliamo il tipo di contratti per sapere cosa andiamo incontro e quando li rinnoverete. Niente, buio totale. Io ho scritto 2 o 3 articoli, altri hanno scritto articoli, ma niente. Non so se hai seguito. No, non c'è, nessuno dice niente. Sono di miliardi tutti gli anni. Sono buono. Tieni presente, Michele, credo che ci sia un procedimento penale in corso, No, credo che c'era questo, no, ci sono queste cazzate, ma infatti sono delle cazzate di quelli di Trani, che fanno... No, quello, rating, quello era per le agenzie di rating. Sì, e poi no, alcuni altri che se la sono presa con le banche, con Morgan, JP Morgan, eccetera, perché li vendono, ma fai su puttanate, perché capito? Questo non, per carità, potrebbe esserci la cosa penale. Non puoi escludere nulla. No, mi sembrava che ci fosse un procedimento penale in cui si parla anche di danni, che la stessa cannata dovrebbe essere, che poi ci sarà un processo, ci sarà... Ma no, poi, poveretta, cioè... La questione penale, occorre provare un illecito vero, occorre provare che a ragion veduta, con documenti in mano, con gli esperti interni al tesoro che dicevano non è il caso di comprarli, questo, questa, X, Y, Z, signore A, B, C, D, si sono messi d'accordo con i banchieri privati, hanno detto in cambio di un pagamento a me sul mio conto svizzero, guatemalteco, panamense, io faccio un contratto di copertura lo stesso. No. Anche se le relazioni tecniche dicono che non serve. Ecco, io questo mi sembra francamente impossibile. Per carità, se c'è che lo provino, però. A me no, infatti non è un caso di eccesso di paura e anche quindi di incompetenza da parte dei funzionari, dei dirigenti del tesoro, che gli italiani stanno pagando seriamente. Ma figurati se ha voglia, adesso onestamente, Michele, hai ragione, ma io non primo dubito che sappiano i numeri veri, e secondo dubito che che ci sia nessuno in questo governo che abbia voglia di dirli. Cioè, al tesoro io sono tanti anni che non giro più, però insomma, da gente che lavorava lì, addirittura studenti, gente capace, cioè sono persone con cui posso avere una conversazione tecnica seria, ci sono. Dopodiché i meccanismi decisionali interni sono un mischiotto di politica, giochi di potere, amici, robe strane. E infatti sarebbe molto utile. Sarebbe estremamente utile se questo fosse un paese serio con un governo serio che facessero chiarezza, che mettessero delle persone esperte per davvero a guardare i contratti, ci fosse una relazione parlamentare vera su questa questione di derivati, perché ormai dura, sai, cominciò a uscire perché l'uomo che ne fece in realtà abbondante uso, che ne spise molto, fu proprio Tremonti, e iniziarono su sti ricordi ormai quasi 20 anni fa, 15 anni fa, che i comuni, anche il comune di Venezia, mi ricordo io feci polemica locale perché parlando con amici scoprì, i comuni si erano riempiti di derivati, no? E pagarono le regioni, lì era veramente cazzoni, questi manco sanno cos'è uno swap
normalissimo, ti immagino delle cose più sofisticate. Però continua, cioè il Financial Times ogni tanto ne parla, l'Italia 13 miliardi, eccetera. Sulla stampa nazionale, zero. Vabbè, dai, fine della mia lamentela, perché sennò la Cassandra Corner diventa un lamento. La chiudiamo qua, va? Ciao. Ciao.